Il grande Ciro, questa cos'è? La seconda volta che ci È vediamo? la terza La volta, terza sì. volta. Si chiama Ciro come immobile, il quale Esatto. dice: dottore, tu non sei il numero uno, tu sei una leggenda. Leggenda. E lei ci racconti che è successo, perché da dove viene intanto lei? Io vengo da Manfredonia e da circa un anno e mezzo accusavo forti dolori al braccio sinistro che partivano No, quello è dal destro. destro, scusa, dal braccio destro e, sì, poi Emozionale. sì, e poi si radiavano lungo il collo e all'altro braccio. Stando fermo su un divano non riuscivo a stare più di 5-10 minuti, dovevo cambiare continuamente posizione. E anche la notte quando andavo a letto avevo questi problemi, tant'è che non riuscivo più a riposare correttamente. Ho fatto delle visite presso degli ortopedici del mio paese e mi hanno detto di provare con la fisioterapia, nel caso il problema non dovesse passare, bisognava intervenire chirurgicamente. Ho provato a fare delle sedute di fisioterapia con teca e altre metodologie, però diciamo al termine di questi trattamenti, cioè, il dolore ricompariva lentamente, aumentando anche l'intensità. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere una persona del mio paese che mi ha indicato il dottor Pulcini e quindi dopo diversi ripensamenti, non sapendo di trovare diciamo, delle soluzioni così diciamo, semplici e radicali, ci siamo decisi di venire a Roma e incontrare il dottor Pulcini. Già dal primo incontro ho avuto immediatamente una sensazione di sollievo e quindi il dolore alla spalla era quasi terminato attraverso delle semplici manovre che il dottore mi ha fatto, ha analizzato i documenti. Sta di fatto che io sono tornato a casa stupito dei risultati in così brevissimo tempo. Abbiamo continuato con la seconda visita col dottore che mi ha indicato degli esercizi da fare a casa e ho scoperto che praticamente il problema non ce l'ho più, non me ne accorgo neanche. Qualche volta che sento qualche piccolo solletico alla spalla, rifaccio gli esercizi del dottore, dopodiché scompare tutto. Grande Ciro, questa, Grazie. guarda che lo pubblico questo Ciro, mi Grazie, diventa, grazie, è una bella testimonianza. grazie. Buona Pasqua a lei e tutta la Grazie famiglia, anche saluto a Ciro. voi. Grazie.